Dai, andiamo, andiamo al cuore. Questo non sarà un video di propaganda. Oggi ho visto una, non mi ricordo se era un video o un post di un coglione. Non lo nominerò più. In cui dice, no, ma tra i dittatori, tra l'America, la Cina, la Russia, sì, la Cina e la Russia, no? Sono tutti dei bulli, ma io preferisco quel bullo lì che è quello della libertà. Allora, questo signore che fa il maestro, no? Non ha capito un cazzo, non ha capito un cazzo, non ha capito un cazzo, cioè non si è accorto che sono tutti burattini nello stesso teatro, no? Il super laureato sociologo di sta minchia, no? Non ha capito che sono tutte stronzate queste qua, tutte stronzate. Io preferisco quello, preferisco quell'altro. Cioè, ma non avete ancora capito che è tutto uno show questo qua? È tutto uno show. Tutto uno show. Fanno finta di litigare. Però su certe cose sono tutti d'accordo. Non starò qua a replicare certi video che ho visto di altri, no? Ma è evidente, no? È evidente. Cioè, sulla Luna sono tutti d'accordo, sull'Antartide sono tutti d'accordo e poi fanno finta di litigare. Cioè, ma non avete capito che ci pigliano per il culo tutti? Le guerre. Che cazzo sono le guerre? Le guerre sono solo un modo per qualcuno per arricchirsi, no? Per mettere l'uno contro l'altro. Contro l'altro, e questo qui viene a dire: ah no, io preferisco questo qui a questo qua. Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici, figa? Ma svegliati anche te, no? Super intelligentone, no? Perché ci sono quelli della quinta elementare. Ci sono quelli della quinta elementare. E tu che sei laureato non hai ancora capito? E vabbè, allora torna indietro, no? Fai le ripetizioni, non lo so. Ti mando mio figlio che fa le ripetizioni. Deve fare le ripetizioni questo qua. Le ripetizioni deve fare. Eh sì. Cioè, svegliatevi, ragazzi. È tutto uno show. Tutto quello che ci dicono è tutto uno show, tutto uno show. Cioè, voi pensate che l'America è l'eroe e Putin è il cattivo, la Cina è cattiva. È tutto governato dai soldi, tutto governato da elite finanziarie, zio cane, non ci vuole tanto a capirlo, eh. Cioè, vogliamo parlare del debito pubblico? Cos'è il debito pubblico? Il debito pubblico è fondamentalmente costituito dal fatto che ci sono delle lobby finanziarie che vessano lo Stato e sono tutti d'accordo, sono tutti d'accordo perché prendono la mezza, no? Prendono la paghetta, il croccantino, no? È tutto marcio, ragazzi, è tutto marcio, è tutto marcio. Ma c'è ancora qualcuno che crede nella destra, nella sinistra? In Putin, in Trump, l'altro scemo Biden o il cinese di Jin Kong, sa il cazzo. Sono tutti manovrati questi qua, tutti manovrati sono, tutti manovrati dal primo all'ultimo. Carta canta, quelli che hanno i soldi fanno quel cazzo che vogliono in questo mondo. Fanno quel cazzo che vogliono. Fanno quel cazzo che vogliono. In un pensiero malato, quello del WEF, il World Economic Forum.
e sono burattini anche loro. Lo ripeto, ci sono delle volontà, svegliatevi amici miei. Questo non è un canale di propaganda, io non faccio nessuna propaganda, ma non ci vuole tanto, io non sono tanto informato, ma ci vuole, basta fare 1 più 1 uguale 2, 1 più 1 uguale 2. Smettetela di farvi pigliare per il culo, smettetela di farvi pigliare per il culo. E questo il grande sociologo di sto cazzo nel dire no, io preferisco l'America perché è il bullo meno cattivo, no? Che cazzo dici, scemo di merda? E poi metti i contributi metafisici, il miglioramento personale, sto scemo del cazzo. Ma per piacere, dai, svegliati anche te, svegliati, figa, svegliati. Meno pere, più pensiero. Ciao amici miei. È butta merda. Buonanotte.